Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Fortnite ed ho questa bellissima vista. Infatti ho deciso di distruggere anche la Battle Royale, che non ha senso perché ragazzi invece quello ha senso. Togliere quello e quello, tranne questo caso, ovviamente togliere tutte queste mura. Ma ragazzi, avete notato qualcosa lì? Rovina, sì, il castello. Che avevo fatto, ma è carino. È un cubo praticamente. Muoviamoci intanto la mia bella vista. Il primo passo della mappa era quello. Appunto, prima questa era totalmente Battle Royale. E ragazzi, si spawna qua. Se magari è. No. No, no. Perfetto, qua. Si spawna. Esattamente. E scegli tra. Che cavolo. Ok, e scegli tra andare nel labirinto con il pompa qua, oppure scegli tra andare a giocare a questo gioco. Ragazzi, questo si chiama rubabandiera, infatti qua ci dovrebbe portare la bandiera, oppure mettere, aspetta, perché non mi ricordo se ho fatto giusto. Aspettate, ma qua si deve mettere. Aspettate, strumenti, no, modalità creativa, armi, consumabili, la bandiera c'è nei consumabili, sì, c'è la bandiera. Quindi ora segniamo così, qua, ok, ragazzi, probabilmente siamo sul punto. Vediamo se funziona, ragazzi. Se no, faremo qualcos'altro lì dentro. Ok, siamo spawnati qui correttamente. Ed è un rubabandiera, quindi corriamo. Ovviamente non faccio da solo. Però questa è una cosa di gruppo, quindi adesso non posso farlo. Prendo la bandiera. È respawnata, no. Ok, si può anche picconare. Ovviamente non si hanno materiali, quindi chi costruisce in questo gioco è matto, perché dopo si bugga la mappa, vabbè, ma questi sono dettagli. Continuiamo su, andiamo su. Ci sono un po' di oggetti in giro, vediamo se la posso mettere qua. Vediamo. Sì, dovrei aver fatto punto, ragazzi, quindi. Sì, funziona, c'è solo una bandiera però. Ecco, questo. No, è respawnata! Ragazzi, ufficialmente funziona questa bandiera. Quindi, rimettiamo intanto le armi. Perché le avevo tolte, ovviamente. Perché pensavo che non ci fosse. Non fosse esistito sta roba, che non funzionava niente. Invece ha funzionato, quindi ragazzi, andiamo subito a vedere le armi. Ecco, intanto mettiamole, non. Allora, torno all'isola, vediamo subito se mi fa rispondere sempre sì. Qua. Perfetto, muoviamoci. Allora, qua avevo messo, prima di tutto, prendiamo dispositivi e cosa che ti mette le armi. Area di cattura no, qua è per la destra, no. Non lo vedo molto, eccolo. Ecco, fissiamolo un po', ne mettiamo una qua e una, oh, se magari. Sopra, sotto, sopra. Non sono dei lande. Ok. Ok, siamo messi bene. Lo metto leggermente sotto. Perfetto. Ok, messo. E ora dobbiamo decidere che cosa metterli. Allora, andiamo su armi o consumabili. Su consumabili, sì, tutta questa roba. Allora, non queste cose che rompono tutto. Però
Tipo, la ragazzi, secondo me metto sia queste e poi sia appunto questo. Equipaggio. Poi equipaggiamo anche le puzzolenti. Se le trovo magari, ecco, che sono diciamo le cose migliori. Allora, qua aspettate, e qua è semplice, basta fare tipo equipaggio, sì. Pensavo non si fosse equipaggiare, vabbè, si va su gioco, tipo fai così e te lo metti qua in automatico. Poi stessa cosa la facciamo qua, però con le altre cose, tipo questo. Mentre di qua, che l'ho tolto, quindi lo rimetto, mettiamo le puzzolenti. Perfetto ragazzi, dovrebbe essere tutto pronto perché appunto qua ne ho messe altre, sia di puzzolenti sia di altre cose. Qua ci sono le bombe ballerine per esempio e qua le impulso, quelle che non rompono le strutture. E ragazzi, questa è rubabandiera, infatti, che è andata bene. In realtà io pensavo molto peggio, invece con voi, insieme a voi, mi sono ricordato che c'è la bandiera, ma sono dettagli questi ragazzi. E per questo video è tutto oggi. Il video si intitolerà Creo la modalità del Creo ruba bandiera. Ok. E ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Ciao!